Almeno 4 rinforzi, meglio se 5. Massimo Oddo chiede per il 2017 ai suoi dirigenti un difensore due punte se non tre, ed un mediano. Già a lavoro al Poggio degli Ulivi da qualche giorno Guglielmo Stendardo che ha svolto i primi allenamenti con i nuovi compagni. Previste però anche diverse partenze. La notizia del giorno è l'arrivo dell'attaccante ex Virtus Lanciano ma di proprietà della Juventus Alberto Cerri, il giocatore in forza alla spalle ma di proprietà della Juventus. Nelle prossime ore dovrebbe raggiungere l'Abruzzo. Partirà il portiere Mirko Pigliacelli che ha qualche richiesta dalla Serie B e dalla Lega Pro. In difesa dopo Stendardo si punta ad un altro centrale di esperienza. Piace Cesare Bovo del Torino. Le alternative sono quelle di Crinch, Mattiello e Andreolli. Sempre per la difesa sono dati invece in partenza Dario Zuparic, Andrea Coda e Davide Vitturini. Se dovesse andar via a gennaio Francesco Zampano, il Pescara avrebbe già trovato il suo sostituto. Si tratta di Riccardo Fiamozzi, anche se però il Genova per il giocatore ex Pescarese chiede dei soldi. A centrocampo l'obiettivo è un mediano interdittore. Quello di Marcel Buchel dell'Empoli è un profilo che interessa il delfino che segue anche Christian Ledesma. Per l'attacco ante Budimir è sempre un nome caldo, con la Sandoria l'accordo è sempre più vicino difficilmente raggiungibili per motivi diversi Felipe Avenatti, uruguayano della Ternana e Federico Dionisi in forza al Frosinone in uscita Ray Manai che tornerà all'Inter mentre per Jean-Christophe Beybek si deciderà nelle prossime ore Robert Muric rientrerà invece all'Ajax per fine prestito ma nelle ultime ore è rimbarzata una notizia in Casa Bianca Azzurra che riguarderebbe il possibile ritorno in società dell'ex direttore generale Giorgio Repetto che era stato sollevato dall'incarico lo scorso anno per divergenze tecniche. C'è stato infatti di recente un riavvicinamento fra il presidente Daniele Sebastiani e l'ex capitano Biancazzurro che potrebbe anche precludere ad un suo clamoroso ritorno in società.